da questi risultati del Brindisi, queste tre vittorie consecutive che hanno rilanciato questa squadra e che sono concise, possiamo dirlo, è un motivo per quale ho chiesto di avere te ospite in studio, anche con il tuo avvento in porta, senza nulla togliere ovviamente a Cervellera, ma comunque una esperienza, una quadratura che il Brindisi è riuscito a trovare anche con le tue parate. Come sta andando? No, diciamo che sta andando bene personalmente, però penso che queste vittorie, questi punti che sono stati fatti finora sono dovuti a un lavoro da parte di tutta la squadra, perché ogni giorno ci alleniamo veramente al massimo per raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è la salvezza, e ogni domenica andiamo in campo con veramente il coltello fra i denti per portare a casa i punti, per raggiungere il prima possibile appunto il nostro obiettivo. Che match ti aspetti, che Nola soprattutto ti aspetti davanti dopo anche il risultato di oggi? Sicuramente dopo il risultato di oggi Nola penso sarà ancora più in forma, e quindi verrà domenica contro di noi, che è una diretta concorrente per la salvezza, veramente col coltello fra i denti per cercare di batterci. Noi però non saremo sicuramente da meno, perché dobbiamo fare assolutamente risultato contro una squadra che comunque viene da questa vittoria importante.